Ciao a tutti ragazzi, sono Sgargarro e bentornati sul mio canale per l'ultimo episodio della rubrica del low cost. La rubrica dove i nuovi player possono vedere mazzi poco costosi da poter giocare. Ma prima di andare a parlare del mazzo, parliamo di una cosa molto più importante. Sono appena stati annunciati i nerf. Con molta calma andiamo a vedere assieme, li vedremo qua adesso. E qua c'è il primo, Bonmir. Il costo di mana è aumentato da 7 a 8. Un nerf più che giusto. Bonmir è giocatissima come carta. Non è un nerf così tremendo come possa essere. Passata da 7 a 8 di mana, si sente sì il cambiamento ovviamente dal settimo turno all'ottavo turno, ma rimane comunque un'ottima carta per il suo effetto. Questo c'è poco da dire. Le sue statistiche le ha tenute uguali identiche, l'effetto uguale identico, è cambiato solamente di più uno il costo in mana. Ci sono state già altre carte in passato che hanno avuto il loro costo in mana aumentato, esempio Leroy Jenkins, Sylvanas, sono state carte che sono state comunque giocate, e tipo Leroy è giocato tuttora, Sylvanas in Wild è giocata, quindi Bonmir per quel mana in più non penso che scomparirà definitivamente dalla ladder, si vedrà ancora... Soprattutto in mazzi come Spiteful Priest, che farlo a 7-8 gli cambia non tantissimo, diciamo. Comunque questo è il primo nerf. Non così gravissimo. Ma andiamo al prossimo. Il prossimo è già più grave. Bonmir. Sì, Bonmir. Corridor Creeper. Il suo attacco è passato da 5 a 2. Praticamente la Blizzard ha preso questa carta e ha detto: ok, questa carta qua non ci piace, buttata via. Perché onestamente con 2 d'attacco, no. Ipotizzando che lo porti sempre giù a 0 mana, un 0 mana 2-5 non è male, ma non ti dà l'impatto sulla board che ti dà un 5-5. Quindi a occhio, a mio avviso, Corridor Creeper scomparirà totalmente dalla ladder. Il suo attacco non vale più il suo posto nel mazzo. Così cambiato. Potevano cambiarlo diversamente, metterlo tipo a 10 mana. Si sarebbe giocato ugualmente, ma avrebbe avuto un impatto meno pesante rispetto adesso, perché ci sarebbe avuto più tempo per calarlo un mana decente da poterlo giocare. Tenendolo a 7 mana, facendo diventare 2-5, a mio avviso è diventata una carta semi ingiocabile. Quindi RIP Corridor Creeper, ci mancherai. In realtà no. Andiamo al prossimo nerf. Patches. Non ha più carica. 1 mana 1-1. Se giocate un pirata lo portate dal mazzo, svoltite. Se ce l'avete in mano è un 1 mana 1-1, pirata. Andrà in wild tra un po' di tempo, ma si vedrà ancora in standard? Assolutamente no. La forza di Patches è proprio quella sua charge, che viene portato dal mazzo con charge, e quella è la cosa veramente forte. Ti può aiutare con un trade, ti può aiutare a pushare danni face, ti può aiutare se lo puoi buffare in qualche modo e ha charge con il buff sopra. Ma senza charge, anche Patches ci saluta definitivamente. E sono più che convinto che questa carta qua pure non la vedremo mai più. Andiamo al prossimo, che dovrebbe essere l'ultimo nerf. E attenzione, Razza! Un nerf che in molti hanno definito fattibile, ovvero Hero Power costa 1. Hero Power non sarà più 0 mana, ma costerà bensì 1 mana. Cosa vuol dire? Che Razza Priest attualmente, col cambio così, possiamo definirlo praticamente morto. Anche perché con 1 mana c'è una differenza abissale. Il problema di Razza prima è che in un turno col potere Hero Power a 0 ti poteva fare dei danni senza senso. Con Hero Power a 1 è tutto molto limitato. Certo, può farti delle giocate che magari fa ancora 10-12 danni, non lo metto in dubbio. Però già ad esempio una delle combo più giocate, diciamo: Hero Power, Velen, Hero Power, Mind Blast, Hero Power. Con questa cosa qua ora non può fare più così, può soltanto fare Velen, Hero Power, Mind Blast. Si cambia da fare... sono ignorante matematica. Da fare 20 danni. Sì, perché sono 2 più 4 più 4. Ok, sono 10 danni contro 14. È una differenza allucinante.
Quindi anche Raza Priest penso che ci saluterà, ma Priest non ha di questo problema qua, perché tanto può giocarlo Big Priest, Dragon Priest, Spiteful Dragon Priest. Quindi Priest come classe la vedremo ancora tutto adesso. Altri nerf non ce ne sono stati annunciati, soltanto questi 4 nerf. A mio giudizio molto giusti. Quello del Corridor Creeper secondo me anche esagerato. Questi qua vi dico il perché del giusti. Perché tra un po' andranno via dallo standard. Per chi gioca standard, onestamente, non gli interessa che una carta in wild è nerfata. Quindi, tra 2 mesi, quando queste carte qua se ne andranno via, a chi gioca in standard non gliene fregherà niente. Ma il Corridor Creeper, che è una carta di Kobold, che ci saremmo dovuti portare avanti fino al 2019, con questo nerf non vedrà, penso, più gioco fino alla prossima rotazione. Diamine, penso che comunque ce l'avrà, li sharderà adesso, perché fisicamente non li puoi veramente più giocare così. Troppo nerfati. Comunque questi qua sono i nerf, ragazzi. L'unico nerf che a mio giudizio non è così pesante è quello del Monmer. Farà ancora gioco. Ma le altre carte ho i miei seri dubbi che li vedremo mai più. E per certo, onestamente, sono contento. Ma detto ciò, adesso lasciamo perdere. Andiamo a parlare del mazzo di oggi, perché sennò ci prolunghiamo troppo e devo anche fare il video. E l'ultimo mazzo della rubrica dello cost, Paladin, versione budget and buff. Secondo me Paladin in low cost, la versione migliore che si possa giocare è con l'end buff, in modo da recuperare quella mancanza che ha in carte con i buff in mano. Come aggiunte dell'ultima espansione c'è doppia Dire Maul e doppio Unidentified Maul. Vi spiego subito perché. Le Dire Maul l'ho preferita rispetto alla Firefly, visto che ha uno in più di vita e una volta buffata diventa un threat molto più grosso, a mio avviso. E per quanto riguarda l'Unidentified Maul, l'ho sostituito al posto del Rallying Blade, a parte per il fatto che gioco soltanto i due Righteous Protector come Divine Shield, quindi non c'è neanche a dire tanto la sinergia di buffare Divine Shield. Ma soprattutto per il fatto che questa carta può dare Divine Shield o attacco o spawnare dei minion. Penso che possa aiutare di più questa meccanica low cost in modo da poter dare più value a una carta. Comunque ora, senza parlare troppo, visto che ho parlato già troppo dei nerf, andiamo subito a provare il mazzo. E leviamoci questo ultimo mazzo di questa rubrica, che sarà terminata fino alla prossima espansione. Quindi 1, 2, 3, let's go ranking. Ok, cominciamo contro Paladin. Probabilmente sarà un aggro. Allora, il Tar Creeper lo tengo volentieri. Lord 2 elevo, vorrei pescare qualcosa a basso costo. Neanche una di quelle, giustamente, ho pescato tutte carte costose, cacchio. Ce n'è 2, 4, 6, 8, 10, 12 carte che costano poco. Per sicurezza dobbiamo pescare anche l'ultimo 3 mana, così tanto per levarci il pensiero. Well met anche a te, amico mio. Quella carta la gioco anche io, sai? Quella però non la gioco io. Ho Golak Crawler, per quanto sia forte, però me lo tengo, visto che gioca pirati quel mazzo. Prossimo turno andrò probabilmente di Stone Hill Defender, visto che sti qua hanno uno di vita, non ha senso andare di Tar Creeper subito. Ecco, vedrete, quel prossimo nerf, questa carta qua diventerà 1-1. Basta. 1-1 con la tag pirata. E anzi, visto che mi ha calato una cosa con la tag pirata, basta però pescare sta roba. Penso che mangiarselo subito non sia male. La mia paura qua è la Rallying Blade. In caso una Rallying Blade sono messo malissimo. Non ha la Rallying Blade, meno male. Meno fucking male. Prossimo turno cominciamo a pararci con il Star Unite Chain Gang. Abbiamo anche Spellbreaker in caso di buff possibili. Ok. Prossimo turno devo vedere se calare o il Grim Street Enforcer. Direi di no. Però in realtà sì, non è una board così cattiva, se così vogliamo dire. Ovviamente va a traddare quello più che giusto. Raidos Protector è ottimo, quindi vado di Grim Street Enforcer ora. E facciamo op e op. Lascio attualmente il pirata. In caso non lo traddassi, in caso pescassi il secondo Golak. Put this apple on your head.
Diamine però, oh. Allora, qua la sua priorità assoluta è levare questo. Secondo me. Lo va sicuramente a levare perché non può permettersi di lasciarlo. Corridor Creeper. Ecco, il Corridor Creeper è una carta che mi spaventa tantissimo ora perché è troppo grossa per quanto mi riguarda. E abbiamo un Bonmir. Idea di fare così. Vado così per il semplice fatto che i miei taunt sono ancora più grossi. Un taunt che genera taunt, roba varia. L'unica cosa che mi spaventa tantissimo in caso ce l'ha qua è Tarim. Tarim mi distrugge totalmente. L'altra giocata che avrei potuto fare, o calare doppi taunt, ma non mi piaceva, o fare Spellbreaker qua per evitarmi i danni di coso. Porca puttana, ce l'ha veramente. Quando si parla della skill di una persona, no? Io ora cosa faccio? Cosa gli racconto? Le barzellette gli racconto. Veramente le barzellette. Your magic shall not save you. Gli racconto veramente le barzellette. Non avessi avuto quel Tarim, sono più che convinto che questa partita qua l'avrei tranquillamente vinta. Così facendo, molto probabilmente sì, si ha pescato anche Valanir. Cosa stiamo parlando? Abbiamo beccato l'unica persona che gioca ancora Valanir. Ok, partita persa perché sto qua è stato veramente un rotto in culo. Non penso aver sbagliato nessuna giocata qua. Però quando un player ha troppo culo, finisce così. Priest! Che sia un Razakus Priest, lo vuole boostare finché può. Tengo solamente l'Hydrologist. Allora, gioco anche gli Spike Ridge. Poteva servirmi quasi prima. Golak e Spellbreaker. Abbiamo una Dire Maul. Ovviamente quello che punti è pescare il prima possibile gli end buff, ma a quanto pare gli end buff non salgono, a parte Grim Street che sono turno 5. Gli altri due ce li teniamo in mano. Però abbiamo uno Spike Ridge Steed. Andiamo di Getaway Kodo. Una carta decente che mi viene in mente da prendere. Eye for an Eye non è certo un granché adesso. E Noble Sacrifice non so che tipo di mazzo è. Solamente Chain Gang. Mi tengo il Getaway Kodo in caso mi potesse levare in qualche modo lui. Non voglio sprecato. Non voglio che vada sprecato. Passiamo così. Quello che può fare qua è Potion of Madness. E tipo Potion of Madness qua, trade 3 di 1000 uno di questi e cura, ipotizzando. O può essere un Dragon Priest e mi pulisce la board. Io ho praticamente già perso perché non ci ho pensato e sono un idiota. E peschiamo Tar Creeper adesso che mi ci pulisco il culo. Fantastico, oserei quasi dire. Quindi ci siamo tolti il pensiero che è uno Spiteful Dragon Priest. Potrebbe anche essere un Raza Dragon Priest, ovviamente, per carità, non lo metto in dubbio. Ma vedendo quello che gira nel mente è più facile che sia uno Spiteful. Coin Spiteful Summoner. Pinch of Deca. Heal of Shoes. Mind Control, ovvio. Deathwing. Sta andando bene stasera, Sta andando veramente bene. Un
Warlock, una delle classi che secondo me sarà più popolare dopo in Arf. Oh, vediamo se scondo a pescare. Oh, leviamo tutto. Voglio pescare i miei End Buffalo che costano poco mana. Vediamo se ce la facciamo. Manco per... sì, no. Ce n'è uno. Peccato che il resto delle carte attualmente faccia schifo perché costano troppo mana, però... non si può pretendere tutto, no? Take book. Interessante. Ok, il Saurnite non è male da buffare il prossimo turno. Ne prenderò due danni adesso. Tanta pazienza. E giustamente è... uno Zlock con Kael'Sat in mano. Dov'è il problema? Non ne vedo io. Maledizione. Fortuna che l'arma almeno ha sponato qualcosa di buono. Onestamente il Grim Street lo posso tenere così per buffare dell'altro dopo. Che poi ironicamente non è neanche così brutta come mano ora andando avanti. Certo, lui ha Kael'Sat attivo e tutto il suo mazzo è un più uno. Fantastico. Giunta a mio avviso è stato veramente un trade pessimo, visto che io gli vado a levare questo adesso. Facciamo così. Ok. Abbiamo i nostri minion buffati. Più che altro abbiamo il Chain Gang che è un 3-4. Cambia leggermente. E ha traddato. Più per poco sarai in charge, eh. Più per poco. Corridor Creeper, fantastico. Facciamo così. Così ora deve fare trade se vuole. Lui non lo tradderà mai perché è un 5-5. Però loro due li tradda, tranquillo. Sempre con una Soulfire. Sempre con una Soulfire. Non mi dire che è top deck. Porca puttana. In realtà non cambia niente. Ma io cosa cazzo ci posso fare? A parte tirare le madonne qua. Se calo questo, trade, face ho perso. Qua. Vabbè. Ragazzi, boh, la vedete anche voi come sta andando stasera. Gente con le carte perfette. Sto a 0-3. Fantastico. Direi ampiamente fantastico. Per ultimo becco un altro Warlock. Perché è l'ultima partita che farò che mi ha passato totalmente la voglia con tutti questi rotti in culo stasera. Cavo solamente il Tar Creeper. Ma levo anche il Droll. Il punto è che è un low cost. Se non pesco gli End Buff, non vado da nessuna parte. E voglio provare a pescarli perché è assurdo. Manco per il cazzo. Ah, Golakka Crawler, fortissimo ora. Fossero arrivati prima Golakka Crawler contro quel tizio là, forse sarebbe stata un'altra partita. Ma in realtà no, aveva... Vedete, quella partita sta vinta dai Corridor Creeper. L'hanno vinta quello. L'ha vinta e fottuti i Corridor Creeper. Vabbè, dai ragazzi, è meglio non winare troppo, che sennò divento forse ridicolo. Visto anche sta partita qua, ho i miei seri dubbi che posso andare avanti più di un tot, perché... Certo, può anche pescare male lui, eh. Però io finché pesco così, cioè... Capite bene che non faccio veramente niente, ma proprio niente di niente. Calare lui adesso non mi serve a niente. Fare Redemption non mi serve a niente. E facciamo il Power Pass contro... Q-Block, probabilmente, che... corrisponde a morte certa da parte mia. Ci manca solo che ha un Giant che in realtà non potrebbe calare ora. Ok, stasera non è per niente serata. Questo mazzo qua ho l'impressione che andrà per lo 0-3.
04, scusate, 04. So many possibilities. Un turno morto anche lui. Come sto pescando male. Guardate il fire come arriva subitissimo. Sento l'odore del fire, guardate. No, coin. 5 mana, lucky. Spellbreaker? Ma che spellbreaker? Bonmir. Perché mai dovrebbe arrivare lo spellbreaker adesso? Per quale arcana ragione dovrebbe avere lo spellbreaker adesso? Ma stai scherzando, Sgara? Spellbreaker ora era troppo utile, non apportava niente. Così facendo potrà dare, portare Voidlord, fare cubo. Mi sembra che sono salato stasera, minchia come sono salato, non potete neanche capirlo. Mortal Coil. Ok. Minchia. Sapete quando proprio ti senti onato dentro? Ecco, questo è uno di quei momenti. Sentite, eh. Facciamo così e tanti saluti. Qua ovviamente può averci Siphon Soul, però non posso giocare intorno a tutto. Sarebbe impossibile. Magari ho fortuna e non ce l'ha Siphon Soul. Spellbreak, peggio ancora. Peggio ancora. Come essere distrutti in niente. Vabbè. Sto a fare qua, ci para un pochettino, visto che torna full vita con Divine Shield e Taunt. Forse avremo il target il turno dopo per Bonmir o Spectre Steed. Vediamo un attimo. Vediamo. I wonder. La mia unica speranza è che non peschi un altro Lucky o che non abbia in mano un Voidlord. È l'unica cosa che mi terrorizza, perché nel momento in cui viene giù Voidlord, a meno che non pesco Spellbreaker, proprio rip proprio totalmente. So many possibilities. Indeciso. Stava pensando come lo posso distruggere. Troveremo il modo sicuro. Defile. Ok, quindi io non ho... Tradiamo giusto quello e incrociamo le dita. Spero di sopravvivere in qualche modo. Non so come, eh. Non ho idea come posso sopravvivere. Quanti minion c'è in mano per giunta? Ne ha 1, 2, 3, 4. Ha 4 minion buffati in mano. Se per sbaglio uno di quelli è un Voidlord, so many possibilities. Vediamo, quello è uno dei minion buffati. Puttana Eva. Tremble. No, vabbè, anche Tal'Dorei. No, dai. Dai. Io cosa cazzo ci racconto qua? Cosa ci racconto? Le barzellette ci racconto.
Ci racconto le barzellette, cosa ci racconto? E vabbè, ora è il turno del Void Lord e la mia unica speranza è pescare l'ultimo Spellbreaker. Se pesco l'ultimo Spellbreaker... No, in realtà non vinco neanche con quello. Che ultimo video, ragazzi, proprio 0-4 pulito. No, basta. Fantastico. E Grim Street Enforcer, quanto è utile ora? Niente. Viviamo con la speranza che non abbia... come si chiama? Il Void Lord. E forse non è in grado di pulire tutto. Ma probabilmente avrà pescato Twist in Nether adesso, rendendo tutta la mia giocata totalmente nulla. So many possibilities. Madre di Dio, che buffoneria. La carta del top deck perfetto. Grim Street Outfitter. Top deck Mortal Coil. Ovvio, ma è ovvio. Guardate, Void Lord ha pescato. Basta. Game over, boys. E con questa partita si conclude la rubrica del low cost. Non vado oltre perché stasera troppi rotti in culo per i miei gusti. Questo mazzo... ho fatto una quest. Questo mazzo ha fatto un bellissimo 0-4. Tutto perché... non dico sia girato benissimo, non dico sia fortissimo. Ma ho beccato dei variegati a rotti in culo. Ma proprio... culo di altri livelli. Quindi detto ciò, qua c'avete la lista, vi consiglio una cosa, se beccate dei player del genere non giocate sto mazzo, abortitelo, giocate dell'altro. Se giocate altre carte in low cost giocate dell'altro, lasciate perdere questo, che vada nel dimenticatoio. Quindi budget and buff paladin, no. Dopo questa esperienza di stasera, no. E cioè adesso vi saluto qua ragazzi, grazie per avermi seguito per questa rubrica del low cost, queste 9 puntate sono passate come la velocità della luce. Da domani ricomincerò a portare i mazzi classici, soprattutto ora che sono in vista in nerf. Magari qualche cambiamento nelle liste ci sarà, credo, qualcosina, forse, vedremo. Qualcosa magari uscirà. Grazie ancora di tutto ragazzi, mi raccomando se il video vi è piaciuto, anche se ho i miei seri dubbi visto la performance di stasera, lasciate un bel like, spolliciate e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Se vi fa piacere lasciate un like alla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. E come vi dico sempre ragazzi, ci vediamo domani per un altro video. A domani ragazzi, ciao ciao!